Ciao a tutti! Oggi con l'aiuto della mia bellissima lavagna che uso per insegnare al corso di corsa online, voglio spiegarvi come programmare le prossime gare nei prossimi mesi. Perché sinceramente mi sono accorto che tantissime persone fanno un bel casino. Quindi adesso andremo a fare il nostro calendario e voglio farvi vedere proprio nero su bianco come programmarle al meglio. Andiamo! Quindi abbiamo fatto il nostro bellissimo calendario e immaginiamo che noi qui sotto, prendiamo il pennarello rosso, abbiamo il nostro grande obiettivo, che può essere qualsiasi cosa, può essere una maratona, una mezza maratona, una 10 km veloce, può essere qualsiasi cosa. Però noi abbiamo tra 12 settimane il nostro grande obiettivo, quindi come andiamo a programmare le gare in questo lasso di tempo? Secondo me la programmazione migliore è per esempio fare 3 settimane di allenamento pieno e poi possiamo fare una gara qua. Quindi questa è una gara. Poi facciamo altre 3 settimane di allenamento pieno e poi andiamo a fare un'altra gara qua. Poi facciamo altre 3 settimane di allenamento pieno e poi abbiamo il nostro grande obiettivo, che può essere una maratona, un qualsiasi cosa. Noi per convenzione andremo a scrivere maratona. Grande obiettivo. Ok, per fare una maratona o anche una mezza maratona dobbiamo allenarci con i lunghi, quindi allenamenti oltre i 10 km che solitamente facciamo nei fine settimana proprio perché abbiamo più tempo. E quindi per esempio andremo a programmare i nostri lunghi una settimana sì e una settimana no. Faremo un lungo qua, poi faremo un altro lungo qua, poi abbiamo la gara, facciamo un altro lungo qua, un altro lungo qua, poi abbiamo la gara. Poi possiamo fare una settimana di riposo e poi facciamo il nostro ultimo lungo 2 settimane prima della nostra maratona. Questa è una programmazione secondo me normale. Che cosa succede poi nella maggior parte dei casi? Succede che io devo fare lungo, 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 lungo e i lunghi sono fondamentali in preparazione di una maratona, di una mezza maratona, di qualsiasi cosa. Comunque questi sono allenamenti fondamentali e ho già 2 gare. Che succede però se io faccio poi? Allora, no, però qui ho la gara di paese che mi piace tantissimo e quindi non posso fare il lungo. E allora spostiamo il lungo al giorno dopo. Però poi questa settimana c'è un'altra gara che a me piace tantissimo e partecipo tutti gli anni. Per non parlare poi, tra 2 settimane ho un'altra bellissima gara qui e non posso mancare. Quindi che succede? Che non possiamo più fare lunghi perché siamo sovraccaricati di gare. Ogni 2 settimane ne abbiamo una, o magari tutte le settimane. No, guarda. Questa settimana parteciperò a quella cosa e poi la prossima ho una gara tutta quanta in salita che però ho un ottimo allenamento. E quindi poi alla fine succede che facciamo semplicemente un casino. Abbiamo gare, 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 soltanto gare. Facciamo tutto un casino. Ci sono 8 milioni di gare e non sappiamo più quello che dobbiamo fare. Come faccio? Mannaggia. Che cosa succede poi quando facciamo cose del genere? Che ci sovraccarichiamo? Perché poi andiamo a esagerare troppo, abbiamo troppe gare, troppi lunghi, tutto troppo insieme. Quindi magari facciamo gara lungo, gara lungo, gara lungo, gara lungo tutti i fine settimana e questo può stressarci. Non c'è un momento di stop, non c'è un momento di scarico, non c'è un momento dove andiamo a calare l'intensità e può portare a degli infortuni, una cosa del genere. Quindi voglio fare questo video proprio per indirizzarvi nel momento in cui decidete di andare una gara, nel momento in cui prendete in mano il calendario gare, guardate come si mette all'interno del vostro calendario, all'interno del vostro programma di allenamento e se quella gara si inserisce o meno all'interno. Perché se quella gara non c'entra niente con la vostra preparazione, la dovete lasciar perdere. Se avete per esempio un lungo questo giorno, non potete metterci una gara e lasciare il lungo o magari fare 3 lunghi attaccati che poi ci sovraccaricano troppo, rischiamo di farci male, rischiamo di non rendere bene perché non abbiamo recuperato bene. Queste sono cose che dobbiamo tenere in considerazione. Io facendo tabelle di allenamento a distanza, dove io la prima cosa che chiedo, come già vi ho detto altre volte, è qual è il tuo obiettivo? E poi gli chiedo, hai anche obiettivi intermedi, anche delle gare intermedie in queste 12 settimane? E allora magari quando vedo che l'elenco è troppo fitto, è troppo attaccato, metterci in mezzo dei lunghi è veramente difficile. Quindi ragazzi, questo video è soltanto per mettervi un pochettino in guardia e cercare di prevenire gli infortuni il più possibile, cercare di prevenire overtraining, sovraccarichi, perché non è necessario. Correre è uno sport bellissimo.
Ma se ci prendiamo tutti i fine settimana impegnati per fare 8 milioni di cose, poi alla fine magari il nostro rendimento inizia a calare. Prendetela easy, prendetela facile e godetevi ogni singolo allenamento. Detto questo, come sempre, se ancora non l'avete fatto, c'è il pulsantino sotto per iscrivervi al mio canale e poi come sempre c'è il mio corso di corsa online, le iscrizioni riapriranno il 1º ottobre. Andateli a dare un'occhiata cliccando qui. E poi, cosa più importante, mettendo un bel mi piace, condividete, ma soprattutto andate a correre. Ciao a tutti!